Bene, cari amici, ed eccoci qui, la 30ª puntata di Don Chisciotte e Mulini a Vento, trasmissione condotta da Alfredo Stori e con la mia collaborazione, modesta collaborazione. 30ª puntata, vero Alfredo? Ci siamo arrivati. Ci stiamo avvicinando alla 50ª. C'è ancora un po' di strada, ma ci arriveremo. Cari amici, questa sera sarà una bella puntatona, da come potete vedere dalle immagini chi ci sta guardando sulla web TV, perché abbiamo ospite Simone Stori. Buonasera. Ciao Simone, buonasera. Io do del tu, essendo io vecchio, tu giovane. Simone. Quando era ragazzo che lo conosco. Non svelo niente per il momento su Simone, perché ci penserà Alfredo a fare le domande e a parlare di un bellissimo argomento, perché l'argomento è abbastanza inusuale, cioè, per Radio Science. È la prima volta che parliamo di questo argomento, vero Alfredo? Sì, a livello di medicina in generale è la prima volta, esatto. Beh, perfetto, allora siamo così. Allora, non voglio rubare tanto tempo, anzi, una cosa la devo dire subito. Cari amici, questa sera la linea telefonica non è in funzione, però potete scriverci in chat. Quindi, una volta svelato l'ospite, svelato l'argomento, potete sbizzarrirvi a scrivere e a fare domande, soprattutto a fare domande a chi fosse interessato a questo argomento. Quindi usate la nostra chat su radioscience.it. Oppure se vi trovate ad ascoltarci sulle altre piattaforme che ci sono in giro, che replicano il segnale di Radio Science, bene, usate sempre la chat di radioscience.it, così siamo più vicini. Allora, passiamo subito alla rassegna stampa e parliamo di che cosa parliamo. Parliamo della Francia, caro Alfredo e caro Simone. Purtroppo è così. Germania-Olanda, evacuato lo stadio di Hannover. La polizia dice volevano far esplodere bomba tra i tifosi. Pensa poco. La Francia alla ricerca di un secondo fuggitivo coinvolto negli attentati di Parigi. Salah Abdeslam, e i nomi insomma arabi non è che li so pronunciare, non è quindi l'unico ricercato. Intanto, dopo una notte di intensi bombardamenti condotti in coordinamento tra Parigi e Mosca, Francia e Russia hanno ufficializzato la collaborazione bellica contro lo Stato Islamico in Siria. L'Elysée ha comunque annunciato che François Hollande ha parlato al telefono con Vladimir Putin per parlare del coordinamento degli sforzi contro l'ISIS. E parliamo anche di mercatini di Parigi. Ci sono lamentati i commercianti, perché dicono che questi mercatini sono, insomma, non c'è andato nessuno. Grazie agli attentati questi mercatini e i caffè sono deserti. I commercianti dicono che il Natale senza turisti perché c'è troppa paura. Ed è questo, è vero, insomma, che c'è troppa paura, vero Alfredo? Troppo sì, anche perché sentivo che anche l'apertura e il futuro del giubileo sarà piuttosto magro, e molti hanno disdetto gli alberghi che avevano prenotato per trovarsi a Roma nell'apertura del giubileo e nei giorni. Però lo vogliono fare, lo vogliono fare, perché hanno detto dal Vaticano che vogliono coinvolgere anche i musulmani. Sì, ma qui il discorso è relativo, perché secondo me i musulmani, quelli che stanno facendo gli attentati, non sono musulmani, insomma, sono terroristi e basta. Parliamo adesso di un bel avvenimento. Dopo Parigi, al concerto di Bob Dylan a Bologna, ci sono le guardie armate in sala. Penso poco a che punto siamo arrivati. Il cantante il 18 e 19 novembre sarà in concerto al Teatro Manzoni.
Il direttore artistico Zagnoni dice: per non sottovalutare mai nulla, è stata fatta richiesta di avere alcune guardie armate e noi lo abbiamo soddisfatto. Quindi le guardie armate sono state richieste da Bob Dylan, che ha paura? Chi lo sa? È un problema molto, molto strano, perché se per caso dovesse succedere che, e qua tocchiamoci tutti, ferro contro ferro, e gli attentatori col Kalashnikov e le guardie con i mitra, succede una strage totale. Ancora peggio di quella che fanno soltanto gli attentatori. Quindi esatto. Dopo sarà un docoglio-coglio, insomma. Esatto, docoglio-coglio. Ma adesso passiamo al Movimento 5 Stelle. Oggi sono state le votazioni online per scegliere il nome del movimento, perché dovete sapere che Beppe Grillo ha tolto il suo nome appunto dal simbolo di questo movimento. Prima si chiamava Movimento 5 Stelle, beppegrillo.it, adesso invece si chiamerà Movimento 5 Stelle.it, quindi c'è anche il sito. E vediamo cosa dice il Fatto Quotidiano. Quindi la nuova scritta nel bordo del simbolo del Movimento 5 Stelle è movimento5stelle.it, quindi sostituisce la vecchia beppegrillo.it. E il nome del fondatore scompare dal logo. È il risultato della consultazione online annunciata sul blog dallo stesso Grillo. In discussione non era la cancellazione del nome del comico, che aveva già preso la sua decisione, ma da che cosa sarebbe stata sostituita. La scelta era tra nulla e movimento5stelle.it. Quindi questo è stato il risultato. Hanno partecipato alla votazione 40.995 iscritti certificati. Questo lo si legge sul blog. E 31.343 iscritti hanno votato per movimento5stelle.it, mentre altri 9.652 hanno detto no, meglio non metterci niente. Bene Alfredo, con questo termina la rassegna stampa e passiamo subito, entriamo nel vivo della trasmissione. Certamente. Don Chisciotte e i mulini a vento. Alfredo, tu Don Chisciotte, io Sancho Panza. Simone, che cos'è? Il cavallo. Qua diciamo che il decuius della cosa, che tratta un argomento molto interessante, come avete visto anche degli annunci su Facebook. Parleremo di parodontite, una malattia dentaria purtroppo molto, molto frequente, e quindi analizzeremo con il dottor Stori Simone, direttore sanitario della Microdent a Bologna e a Bari, e le problematiche della parodontite, la cura della parodontite, sia con uno sguardo verso le cure vecchia maniera, sia con invece una preziosa indicazione sulle nuove metodologie di cura della parodontite. Innanzitutto, Simone, vorrei ricordare ai nostri ascoltatori un po', anche se sei molto giovane, la tua formazione, com'è stata per raggiungere questo livello. Mi sono laureato nel 2008 a Bologna, presso l'Università di Bologna. Già subito dopo la laurea mi sono, diciamo, trasferito a Firenze presso un centro molto all'avanguardia guidato dal dottor Martelli, presso il quale mi sono formato nell'utilizzo di alcune tecnologie, a me piace molto appunto la tecnologia anche applicata nel mio lavoro, come ad esempio il microscopio operatorio e i laser ad alta potenza. E dopo quindi questa formazione durata circa 3 anni, diciamo, ho applicato questi protocolli, queste nuove tecnologie presso lo studio di Bologna. Nel 2012 abbiamo aperto un'altra struttura a Bari, nel centro di Bari, in quanto i pazienti per la nostra cura della parodontite venivano anche dalla Puglia, quindi ci siamo cercati di avvicinare a loro, e circa un anno fa praticamente è stata aperta una nuova struttura a Bologna che ha sostituito la precedente, un pochino più grande, che appunto si chiama Microdent Dental Spa,
che è specializzata appunto nel trattamento di questa importante infezione della bocca, che appunto si chiama parodontite. Ok, ma della parodontite si sente spesso parlare, addirittura con spot televisivi che annunciano dentifrici mirati per questa infezione, ma che cos'è esattamente la parodontite? Allora, parodontite, anche dal suffisso ite, si va a capire che è una infezione, quindi è un'infezione batterica che non va della bocca, ma che va in particolare a colpire non i denti, in quanto l'infezione dei denti si chiama ad esempio carie, ma va a colpire il tessuto di supporto, guindato da l'osso che tiene il dente fermo all'interno appunto di quelli che si chiamano i mascellari, e va ad attaccare anche le gengive e il legamento, in particolare tutto il sistema di attacco del dente. Questa infezione, come dicevi, è estremamente frequente. Ci sono degli studi che mostrano come colpisca più del 60% degli adulti italiani, di cui il 10-15% in forma molto aggressiva. Noi abbiamo anche dei casi veramente molto estremi di parodontite estremamente aggressive anche all'età di 20-25 anni. Quindi non è una patologia, quella che si chiamava piorrea, che colpiva di solito delle persone sopra i 50 anni, ma addirittura, dopo vedremo anche il perché, va a colpire anche pazienti estremamente giovani. La cosa molto importante che deve subito metterci in allarme è che, nonostante sia un'infezione batterica, non si può curare con gli antibiotici, come curiamo tutte le infezioni, e non si può curare con gli antibiotici perché è causata da circa 500-600 tipologie diverse di batteri. Per questo motivo, ovviamente, non esistono antibiotici capaci di poterla debellare completamente. Inoltre ha altre due caratteristiche, cioè di essere sitospecifica, cioè va a colpire la bocca quasi sempre nel 90% dei casi in maniera globale, con alcune zone colpite di più, alcune zone colpite di meno, ed è una patologia cronica, cioè una volta che è iniziata, se non riusciamo a curarla, se non viene curata in maniera corretta, rischia di proseguire con l'esito della patologia, che è quello che i denti fondamentalmente cadono. Quindi o da soli o vengono estratti, se non viene curata l'esito è la perdita dei denti. E l'ultimo punto molto importante che sta emergendo negli ultimi anni, come avere la parodontite può anche mettere a rischio il nostro corpo. La parodontite legata a problematiche come ad esempio infarti, arteriosclerosi, diabete, infertilità maschile e femminile, problematiche in gravidanza e anche osteoporosi. Quindi è importante curarla non solo per la salvaguardia della salute della bocca e quindi dei nostri denti, ma anche per mantenere più in salute il nostro corpo. Questa è una specificazione molto a largo raggio che chiarisce completamente le problematiche, i dubbi che si possono avere su questo nome. Ma all'interno della bocca tutti si chiederanno: ma come? Certamente il controllo odontoiatrico regolare nel tempo è molto importante, ma come ci si accorge di avere la parodontite? Ok, allora il primo diciamo sintomo, che non va assolutamente sottovalutato, quello con cui si fanno anche pubblicità appunto i dentifrici, è in assoluto il sanguinamento gengivale. Il sanguinamento alle gengive è segno che qualcosa che non va. Purtroppo, per cultura, diciamo, spesso molte persone considerano come se le gengive sanguinino sia una cosa relativamente normale, e quindi viene spesso passato in cavalleria e quindi lasciato perdere questo sintomo. Mentre ad esempio se ci sanguina un orecchio, subito saremmo corsi dal medico, mentre per la bocca purtroppo non succede così. Le gengive quindi vanno a sanguinare, si possono gonfiare e essere appunto anche molto rosse, quindi infiammate. Un altro segno, quindi questo è il primo sintomo da tenere sotto controllo. Successivamente inizia a comparire le recessioni, possono comparire, che vuol dire che la gengiva, i denti sembrano più lunghi perché la gengiva inizia ad arretrare, perché ha perso l'osso sottostante. E
insieme alla recessione spesso e volentieri compare la sensibilità al caldo e al freddo, sensibilità che è dovuta al fatto che i colletti, quindi queste parti di denti che si vengono a esporre, sono molto più sensibili appunto agli stimoli termici. In seguito inizia ovviamente uno dei segni più preoccupanti della parodontite, che è la mobilità dei denti, cioè i denti iniziano a scossare in maniera più o meno forte perché hanno perso ovviamente l'osso e quindi hanno meno supporto. E mentre un sintomo, diciamo, sociale molto molto importante da non sottovalutare, che spesso è causato appunto dalla parodontite, è l'alitosi, che è un segno secondo me molto molto importante. Indubbiamente adesso mi faceva sorridere il discorso dell'allungamento dei denti e del sanguinamento, caro Rosario. Ci trasformiamo in vampiri un po' alla volta. Ma in effetti si vedono tante persone che hanno i denti molto più lunghi quando ci parli, no? Non ho sentito l'alito, però ma è vero, perché se ci fai caso, ha detto una cosa giusta prima Simone. Noi ci preoccupiamo per qualsiasi parte del corpo se ci sanguina, ma dei denti non ce ne freghiamo una mazza. Ed è vero. Esatto. C'è una santa verità questa qui, è vero, sì, ma ci cado anch'io delle volte, del mezzo, cioè nel senso che sono un trascuratore su questo aspetto, anche se dovrei andare a farmi controllare. Hai già la dentiera di legno tu. Dovrò mettermi la dentiera prima o poi. Quella di legno di una volta. Però è vero. Ha detto una santa verità, Simone. E hai parlato, Simone, di alitosi, che anche questa sì, è una dei grandi business commerciali di prodotti contro l'alitosi. E l'alitosi quindi è una dipendenza dalla parodontite. Assolutamente. Allora, innanzitutto, tutti questi bellissimi prodotti che vengono utilizzati sono semplicemente dei palliativi, quindi nessuno di questi causa può risolvere in maniera definitiva il problema, mentine, spray per l'alito, eccetera eccetera. E anche va sfatato un altro mito che dice che l'alitosi spesso e volentieri deriva ad esempio da problematiche dell'intestino o di altre cose. In verità è veramente una minima parte, legata ad esempio a quello che si chiamata l'alito metallico o cose del genere, sono legate ad esempio a problematiche anche ad esempio di diete senza fibre, che portano alla produzione di molecole che si chiamano chetoni. Ma in verità l'alitosi che cos'è? È la produzione da parte di batteri, quindi sono sempre i batteri in gioco, che vanno a produrre delle molecole che si chiamano, delle proteine che si chiamano VSC, che sono in inglese compositi solfurei volatili, che hanno dei nomi anche molto particolari, molto come putrescina e cadaverina. Sono appunto delle molecole che causano l'alito cattivo, e i batteri della parodontite in particolare vanno a produrre una grandissima quantità di queste molecole. Per questo l'alitosi è spesso legata alla parodontite, e la cosa bella è che curando la parodontite il primo sintomo, il primo segno che va a scomparire è appunto l'alito cattivo. E questo è molto interessante, perché anche questo è specialmente in una società così pulita, chiamiamola fra parentesi, è certamente un segno che, come hai detto tu giustamente, è negativo a livello di socialità. Certo. E quindi, entrando proprio nel discorso della parodontite, una diagnostica della parodontite. La diagnostica, come si va, la diagnosi di parodontite, ovviamente in medicina la diagnosi è la cosa probabilmente più importante, perché solo da una corretta diagnosi è possibile ovviamente impostare una terapia corretta ed efficace. La parodontite ovviamente si va a diagnosticare dal dentista, meglio se un parodontologo, che appunto è lo specialista di questa terapia, di questa patologia, scusate. Sicuramente se una persona inizia ad avere dei denti che si muovono, direi che nell'85% dei casi
è affetta da parodontite. Questo è un segno proprio patognomonico, cioè il fatto che il dente si muova vuol dire che ha perso supporto di osso, e spesso il supporto di osso si ha per perdere di parodontite. Gli esami fondamentali per essere anche per valutare anche di essere in presenza di un esperto appunto di gengive, definito parodontologo, sono innanzitutto delle indagini radiologiche, quindi delle lastre, meglio se digitali, che permettono di avere una dose di raggi molto molto più bassa. Sono delle lastrine, si chiama Status, sono delle lastrine, sono 16 radiogrammi di solito, piccolini, quelle proprio classiche lastrine ai denti, che permettono di valutare i livelli dell'osso. E questo è un esame di tipo radiologico. Un esame clinico invece fondamentale, che spesso ci va a differenziare un collega generico da uno esperto in gengive, è l'utilizzo di uno strumento che si chiama sonda, che è uno strumento millimetrato, appuntito, che non punge, che viene inserito nello spazio fra il dente e le gengive e va a valutare la profondità di quelle che si chiamano le tasche, cioè questa zona, questo spazio che è fra il bordo della gengiva e il punto più basso, quindi in cui lo strumento che si ferma, che è indicativamente poco sopra il livello dell'osso. E si viene eseguito un esame che si chiama sondaggio parodontale o cartella parodontale, che possiamo considerare una specie di mappatura di tutta la bocca. Ogni dente viene misurato in 6 punti, quindi per le tasche si vedono i denti che sanguinano, quelli che non sanguinano, se esce il pus, se si muovono, quanto si muovono, se i denti sono scoperti e quanto scoperti. Quindi si raccolgono in maniera oggettiva su un foglio tutti questi dati in questa cartella parodontale. Presso i nostri studi in particolare facciamo qualcosina in più, che direi che è il vero valore aggiunto della nostra terapia, che poi vedremo meglio. Andiamo ad valutare i veri protagonisti di questa patologia, che sono da una parte i batteri, perché abbiamo detto appunto che è un'infezione, quindi è possibile eseguire in maniera molto semplice un test microbiologico, mettendo delle piccole punte di carta sterili all'interno di alcune zone della bocca, e un laboratorio specializzato ci va a dire esattamente quali e quanti batteri ci sono nella bocca. E questo esame diventa il fulcro terapeutico, perché l'altro fattore è il sistema immunitario. Il nostro sistema immunitario è quello che poi effettivamente fa riassorbire l'osso, perché un'altra falsa credenza è che sono proprio i batteri che vanno a mangiucchiarsi l'osso e i tessuti. In verità cosa succede? Che quando i batteri diventano troppi rispetto alla capacità di difesa, diciamo, del nostro sistema immunitario, lui come in una battaglia chiama la ritirata e inizia a scappare, facendo riassorbire i tessuti più importanti, che sono ad esempio appunto l'osso e il legamento parodontale. Quindi con un esame del DNA, è un test genetico, noi andiamo a valutare se il nostro organismo è predisposto geneticamente a questa patologia, e questo esame nella nostra terapia ci permette di definire fondamentalmente l'obiettivo, la soglia che noi dovremmo raggiungere nell'eliminazione dei batteri. Quindi, ricapitolando, gli esami importanti sono sicuramente, per una parodontologia convenzionale, un esame radiologico chiamato Status e un esame clinico che si chiama sondaggio. Inoltre sono degli esami un pochino più avanzati, che sono l'esame microbiologico e l'esame genetico, e anche volendo un TAC di ultima generazione tridimensionale. Scusami un attimo se intervengo, no? Volevo dire soltanto a Marco, certo, che mi aveva scritto su Facebook. Credo, Marco, che il Simone abbia già risposto alla tua domanda, perché lui chiedeva se deve fare una visita specifica dal dentista, no? Per scoprire che se una persona non se ne accorge, una persona normale. Allora, sì, la visita dentista è ovviamente fondamentale, perché lui con questo strumento che si chiama sonda, che deve passare in tutta la bocca, può andare a valutare se questo strumento scende di più di 3 mm, che è il valore di soglia, nello spazio fra dente e gengiva. Se iniziano ad esserci questi segni, uniti ovviamente a delle lastre che fa vedere che manca l'osso, al sanguinamento quando si fa questa manovra, si chiama sondaggio,
presenza di pus o denti che si muovono, ancora peggio, sicuramente si è in presenza di parodontite. Una volta capito che c'è la parodontite, va approfondita la diagnosi e a quel punto impostata una terapia corretta per sanare la bocca da questo problema. E anche qui, secondo me, ha risposto ad Anon 352. Quando esce Anon, Simone, è perché uno non mette un nominativo. Sì, sì, sì. Anonimo, eccetera. Chiedeva gli spazi fra i denti. Quindi. Ok, gli spazi fra i denti sicuramente possono essere un segno, in quanto se i denti, spazi fra i denti, quindi si chiamano i black triangle in inglese, cioè i buchi neri, sono dovuti al fatto che la gengiva è scesa, e la gengiva è scesa perché manca l'osso sottostante. Dovete considerare la gengiva come se fosse una copertina per l'osso, è una coperta dell'osso, quindi la gengiva segue l'osso. Se manca l'osso, spesso e volentieri la gengiva scende. Quindi i spazi fra i denti sono sicuramente uno dei segni della parodontite, quindi ci devono fare un pochino preoccupare. Molto bene. Ok, allora chiedo agli amici che si dovesse trovare in chat, eccetera, continuate a scrivermi anche su Facebook e anche in posta elettronica, che io girerò le vostre domande. Prima di un breve spazio musicale, perché l'argomento che tu tratti è in maniera molto molto valida e semplice anche, volevo chiederti, normalmente, dato che ormai siamo sulla soglia di nuove metodologie di cura un po' dappertutto, in tutte le parti del corpo, come veniva trattato una volta, prima degli eventi dell'elettronica e di tanti altri strumenti, la parodontite? Allora, innanzitutto non è purtroppo ancora passato, perché la parodontologia convenzionale sicuramente, e in Italia forse siamo anche fra i più bravi al mondo in parodontologia convenzionale, è ancora una realtà. Allora, ci sono varie scale, purtroppo ci sono molti colleghi, e dico purtroppo veramente, perché ritengono ancora che la parodontite, la piorea, non abbia cura, e quindi o puliscono i denti ogni tanto e dicono proprio papale ai pazienti che prima o poi perderanno i denti, e a quel punto, quando perderanno i denti, vedranno come sostituirli, quindi o con impianti o con dentiere anche. Poi abbiamo invece i parodontologi convenzionali, che attuano un percorso, diciamo, di questo tipo. La prima fase è quella che viene chiamata una terapia causale, in termine tecnico, è una terapia che è non chirurgica e ha l'obiettivo di togliere tutto il tartaro, che sono, diciamo, delle concrezioni, è una casa per i batteri che si crea sopra e sotto le gengive. Quindi in questa prima fase, che si chiama di solito, viene definita levigatura radicolare, curettaggio, oppure scaling e root planning, o pulizie profonde in maniera più semplice, i dentisti vanno a pulire, di solito dividendo la bocca in quattro zone, a pulirle in maniera approfondita con l'anestesia sopra e sotto le gengive, con l'obiettivo di togliere il tartaro. Una volta effettuata questa prima fase, viene eseguita quella che si chiama una rivalutazione, cioè col nostro famoso strumento che si chiama sonda, si va a rimisurare tutta la bocca, e se sono rimaste delle zone con delle tasche, quindi delle zone più profonde ancora, con delle perdite importanti, spesso e volentieri il soggetto è un candidato per la chirurgia. Quindi si vanno ad aprire le gengive, ovviamente sono degli interventi chirurgici, in cui dopodiché si va o a pulire, perché evidentemente se la zona non guarisce è rimasto del tartaro sotto le gengive, quindi si aprono le gengive, si pulisce, a volte si va a togliere, a appianare l'osso che crea dei difetti particolari, oppure in alcune zone che si chiamano dei difetti verticali, qua andiamo un pochino nel tecnico, ma diciamo dei buchi nell'osso fatti a mo' di conca, si attuano delle procedure definite rigenerative, cioè l'obiettivo del dentista è inserire dei materiali, ovviamente anche molto avanzati, dentro queste conche per cercare di far ricrescere l'osso. Importante che la gengiva
con la terapia convenzionale non ricresce e non torna giù a livello suo, spesso e volentieri anzi si abbassa ancora di più. Se uno vuole coprire le recessioni, che si chiama termine tecnico, quindi questi denti più lunghi, va attuata, se solo possibile, non tutti possono farlo, un altro tipo di chirurgia che si chiama mucogengivale, che ha l'obiettivo di ricoprire, di tirare giù la gengiva per ricoprire appunto le recessioni. Quindi questo è il percorso di terapia parodontale definita convenzionale. Quindi partiamo da qualcuno che non fa nulla e inizia a togliere i denti, a qualcuno che cerca di attuare dei protocolli di pulizia più o meno frequente, anche ogni due o tre mesi viene fatta una pulizia. Questi sono di solito dei protocolli di dentisti, chiamiamoli generici. Invece c'è l'ultimo che abbiamo parlato, è quello di protocolli di parodontologia, quindi attuato da dentisti specialisti, però diciamo ancora con la scuola convenzionale, diciamo. Ok, caro Rosario, noi questo è un problema non l'abbiamo, i denti li abbiamo già dati. Abbiamo donato i nostri denti, Alfredo, quindi abbiamo dato i denti alla patria. Una volta si donava l'oro, i denti d'oro, però si donava. Che sarebbe piaciuto sapere che cosa comporta avere i denti d'oro in bocca, chissà. Adesso, comunque, li puoi anche vendere dopo. I denti della nonna li puoi sempre riciclare come oro. E adesso è il momento del brano, caro Alfredo. È il momento del brano. Mandiamo un brano di Anna Jordan. Anna Jordan l'ha già ascoltato questa cantante, tu Alfredo, e diamo la possibilità ai nostri amici di ascoltare. Chi ci guarda sulla web tv, ho messo il titolo perché tutto in inglese e io non lo so pronunciare, perché non io è vero. Ho il mio inglese è un inglese oxfordiano, quindi insomma non lo so proprio pronunciare. Di Anna Jordan mandiamo Hair That You Braided, non so che cosa significa, ma non so pronunciarlo. E quindi tramite la web tv potete godervi il titolo, leggervelo. Myself with the air that you breathe. Will you forgive me? Will you forgive me? Will you forgive me for the way that I see the world? 'Cause I can't make out the colors. The static sea is in my way. No, I can't make out the colors. Just waves of shimmering light. And I can't make out the colors. The static sea is in my way. No, I can't make out the colors. Just waves of shimmering lights. And I can't make out the colors. The static sea is in my way. No, I can't make out. Just wait.
changes, letting them dream your dreams. I'm pulling myself off this, pulling myself off this, pulling myself off this stage. I play this part too many times, and I can't make out the ending. The static sea isn't my way, or even a stubborn melody. Just waves of shimmering light, and I can't make out an ending through this web of twisted vines, or even a stubborn melody from the still part. Molto bene cari amici, ed eccoci ritornati qui con la 30ª puntata Don Chisciotte Mulino a Vento, la seconda parte con Simone Stori, e stiamo parlando di parodontite. Meno male che non mi sono sbagliato a dire se no non mi sono sbagliato. Dopo il brano musicale, appunto, ho recuperato una domanda, caro Simone, di Giorgio. Sì. Cioè, secondo me non ha seguito la parte, perché credo che tu abbia già risposto a questa domanda, però già ne hai parlato. Dice, se non si cura, no? Perché sta parodontite, eccetera, uno che fa? Cioè, nel senso... Se non si cura, in un periodo più o meno lungo, che non è valutabile, è destinato a perdere i denti, perché l'esito della patologia è quello. A me arrivano persone che uno o due giorni prima gli è cascato il dente, si trovano i denti nella bocca, cascati da soli. Denti, ricordiamo, perfettamente sani, perché la patologia non attacca il dente. Quindi una delle cose più brutte della parodontite è che quando devono essere tolti dei denti, sono denti spesso perfettamente integri e sani, senza nessun tipo di problema.
Perfetto. Okay. Altre domande ce ne sono? No, per il momento no. Benissimo, se mi arrivano vi interrompo e le facciamo subito. Perfetto, perfetto Rosario. Allora, abbiamo parlato del vecchio sistema di cura, adesso possiamo cominciare a parlare delle novità e del futuro della cura della parodontite. E cos'è il nuovo approccio che si realizza? Allora, noi abbiamo messo a punto un protocollo di cura della patologia con l'ausilio ovviamente delle tecnologie. La cosa però più importante, faccio una piccola premessa, che non sono tanto le tecnologie, quindi, che noi utilizzeremo, che vediamo, sono il microscopio operatorio e il laser, che ci permettono di curare in maniera quasi direi definitiva il problema, ma la cosa più importante in assoluto, che abbiamo già accennato prima, è l'approccio diagnostico, perché noi andiamo in primis a valutare il problema in maniera più approfondita, utilizzando, abbiamo detto, un esame microbiologico e un esame genetico, e con questi dati riusciamo a impostare una terapia che diventa personalizzata e diventa soprattutto oggettiva, in quanto noi diciamo al paziente che è guarito dalla patologia, dall'infezione parodontale, quando alla fine, ripetendo l'esame del sistema dei batteri, scusate, quindi ripetendo l'esame microbiologico, abbiamo dimostrato di averli portati, eliminati e portati sotto il livello soglia definito dal test del sistema immunitario. Quindi questa è la cosa più importante, che ci dà la serenità e un certo grado di garanzia nella cura della patologia. A parte questo approccio diagnostico, quindi, che sta alla base del protocollo, è un protocollo estremamente vantaggioso anche per il paziente, perché è totalmente, nel 90% dei casi, è totalmente non invasivo e non chirurgico, si fa quasi sempre anche senza anestesia, è abbastanza rapido, richiede in media un paio di mesi di terapia, ed è soprattutto, abbiamo detto, oggettivo, grazie a questi sistemi di validazione oggettivi della terapia. Gli strumenti che utilizziamo, come abbiamo detto, sono due. Il primo è il microscopio operatorio, che è uno strumento che tutti i miei collaboratori devono utilizzare, con cui noi guardiamo la bocca ingrandendola dalle 4 alle 40 volte. E utilizzando questo strumento riusciamo a essere molto più accurati, molto più precisi, e quindi andare nella cura della parodontite a rimuovere, perché lo vediamo, il tartaro sia sopra sia sotto le gengive, quindi senza la necessità di aprirle. Il secondo strumento, che è ovviamente fondamentale, è il laser ad alta potenza. Noi utilizziamo dei laser avanzati, si chiamano laser a neodimio, che sono diversi dai più comuni e più diffusi laser a diodi. Il laser permette, utilizzato correttamente, di andare a decontaminare, quindi togliere i batteri che si nascondono non dentro il tartaro, che noi andiamo a eliminare con la pulizia, col microscopio, ma vanno a lavorare sulle zone in cui i batteri si nascondono, le zone un po' più difficili, che sono all'interno del dente, che è pieno di piccoli canali, e all'interno delle cellule della gengiva, in cui nello strumento per pulire, negli antibiotici, nei colluttori, né nulla riesce ad arrivare. Quindi il protocollo prevede una fase di diagnosi, da cui si imposta una terapia che ha una fase di pulizie e una fase di laser. Al termine viene ripetuto l'esame microbiologico per andare a vedere di avere efficacemente eliminato i batteri, e a quel punto il paziente viene inserito in un programma di mantenimento periodico. Chiave del successo della terapia e quindi del mantenimento dei denti diventa ovviamente il paziente, perché noi lo possiamo curare benissimo, ma se lui non si pulisce bene i denti a casa e non viene a fare i controlli, la parodontite gli potrebbe tornare. Qua dicendo che non si pulisce bene i denti, mio figlio mi guardava in faccia, perché purtroppo io sono un po' chirichino. Però
esempio, tu non sei predisposto alla parodontite, non hai una genetica predisponente, quindi nel tuo caso, nonostante sei effettivamente non proprio bravo, l'osso è perfettamente a livello che deve essere. Tu hai perso i denti non per la parodontite, ma per traumi o carie. E quindi è un processo diverso. Quindi va bene, abbiamo curato la parodontite con le varie tecnologie moderne, ma come si nota quindi la guarigione da questa infezione? Allora, il primo punto che per noi diventa fondamentale, che diciamo il vero valore aggiunto alla nostra terapia, è la guarigione microbiologica. Abbiamo detto, lo ripeto, che la parodontite è un'infezione. Se ci sono i batteri, c'è l'infezione. Se non ci sono i batteri, non c'è l'infezione. C'è l'infezione. Quindi noi, ripetendo l'esame dei batteri, valutiamo di averli tolti. E a seguito di questa eliminazione batterica efficace, cosa succede? Che le gengive, piano piano, si riattaccano, tornano sane, sparisce il sanguinamento, sparisce il pus, sparisce la litosi, le gengive tornano rosa, non sono più infiammate, diminuisce la sensibilità ai denti, queste tasche, cioè queste zone profonde in cui piene di batteri, si vanno a chiudere, quindi tasche di 6, 7, 8, 9 mm, piano piano lo strumento non scende più per tutta questa profondità, ma sempre di meno. Il dente torna un pochino, il dente che eventualmente si muoveva torna più stabile, non è che sparisce proprio la mobilità, ma si riduce. E anche notiamo spesso e volentieri, grande motivo d'orgoglio, che anche in molte zone ricresce anche l'osso. Quello che invece purtroppo non succede, come abbiamo già detto, è che la gengiva torni al suo livello originario. L'unico modo per riportarla è eventualmente una chirurgia, che però diventa una chirurgia prettamente estetica. Colgo l'occasione per dire che molti colleghi propongono la ricopertura delle gengive come una tecnica per curare la parodontite. In verità non è assolutamente vero. Una gengiva ricoperta non vuol dire che il dente sia più stabile o che abbia più osso, è semplicemente una tecnica estetica cosmetica. Quindi le indicazioni sono o estetiche oppure una sensibilità eccessiva al caldo e al freddo. Scusatemi un attimo, ho una domanda mia per personale, poi però ti faccio prima quello di Italo, che ho recuperato la domanda. Mi chiedeva del pus, se la parodontite comporta del pus. Assolutamente, infatti il termine diciamo comune, che vuol dire che è piorrea, in latino vuol dire scolo di pus. Ah, ecco, quindi. Quindi il pus è uno dei segni che vuol dire che è più grave del sanguinamento. Il pus è sicuramente e quasi sempre legato a parodontite, soprattutto se vedete che avete delle concrezioni bianche vicino alla gengiva e che se le spremete, diciamo, esce il pus. Se invece il pus esce da zone più alte, chiamiamole, più o meno vicine alla punta dei denti, in quel caso possono essere anche segno di un'infezione invece del dente, che è una cosa un pochino diversa. Però il pus generalizzato di solito è proprio legato alla parodontite, e con una terapia efficace il pus sparisce molto velocemente. Ah, quindi insomma è curabile, questa è una cosa mia poi. La mia domanda proprio questa è questa: la parodontite, chi prende insomma questa infezione, no? La parodontite, eccetera. Sì. Maggiormente sono soggette le persone che hanno sempre le mani in bocca, tipo che si mangiano le unghie, le mani, insomma, non solo che non si lavano bene i denti, eccetera, ma anche diciamo che fanno, perché io sono uno di quelli che mi mangia le unghie, per questo mi sto preoccupando. Questi quattro denti che mi sono rimasti, insomma, hai capito? Mi preoccupavo. Allora, in verità rispondo in parte. L'unica cosa che non si sa ancora nella ricerca è come arrivino i batteri. Allora, è assodato, e noi lo vediamo spessissimo, che i batteri si trasmettono, ad esempio marito e moglie, figli, e spesso infatti noi quando curiamo per parodontite una persona andiamo sempre a guardare il partner, perché comunque è assodato una trasmissione diretta
col bacio appunto dei batteri. Come arrivino in altro modo effettivamente non, è una cosa che non si sa, arrivano, ma dobbiamo però avere chiaro come non basti avere il batterio è la condizione sine qua non si sviluppa la patologia, però abbiamo sempre come difesa noi che ci dobbiamo lavare i denti e secondo il sistema immunitario. Come dicevo prima l'esempio di papà, Alfredo che non si lava benissimo i denti ha un forte sistema immunitario che non è predisposto alla patologia e quindi il suo sistema immunitario riesce nonostante tutto a tenere sotto controllo l'attacco batterico. Perfetto. Hai altre domande, Rosario? No, no, niente per il momento. Ecco, ci sono controindicazioni riguardo a questa tipologia di cure e via discorrendo? Allora, in verità nessuna. Addirittura noi riusciamo, appunto, a differenza delle tecniche, diciamo, convenzionali, possiamo curare, essendo non chirurgica, curiamo anche parodontiti con persone in gravidanza, donne in gravidanza, e purtroppo la gravidanza insieme all'inizio della menopausa è uno dei momenti per la donna anche più critici nello sviluppo di infezioni, infiammazioni gengivali. Curiamo persone che hanno in terapia anticoagulante, che assumono il Coumadin, cardiospirina, persone infartuate, quindi non c'è nessun tipo di controindicazione. Inoltre, essendo appunto totalmente non chirurgica, possiamo veramente curare chiunque, quindi non ci sono controindicazioni a questo tipo di terapia. C'avevo un'altra domanda, ma di cui tu avevi già accennato di fare una trasmissione a parte, sulla paura, la grande paura del dentista, sia nell'ambito adulto sia nell'ambito infantile. Come si combatte questo tipo di paura? Se casomai vuoi solo accennarlo, sì, poi certo, approfondiremo un'altra volta. La paura del dentista è un problema, effettivamente, la fobia, e innanzitutto non bisogna nascondersi perché non c'è nulla di male. Io, ad esempio, personalmente soffro di vertigini, ho paura degli aghi. Infatti quando facevo il primo prelievo mi sei dovuto venire a prendere, se non ricordo male. Esatto, ero svenuto. La paura del dentista può avere spesso è legata a brutte esperienze passate, come dicono i nostri pazienti. Noi siamo, il nostro centro è anche molto specialistico per i fobici, però in verità riusciamo ad attuare un processo di terapia, chiamiamolo psicologico, comportamentale, come vogliamo chiamarlo, in cui il paziente va a capire che nel 2016 non bisogna avere paura del dentista, perché grazie all'anestesia e queste tecniche totalmente non invasive è possibile curare in maniera semplice e senza fastidi importanti anche patologie molto complesse come le parodontiti, ad esempio, in cui molti pazienti scappano dai dentisti quando gli viene proposta la chirurgia. Abbiamo una tecnica non invasiva e quindi anche molti pazienti paurosi trovano la risoluzione del loro problema con un approccio corretto. Ma io veramente ho trovato nell'ambulatorio di Simone delle manette, non so cosa servono, però le ho viste. Quindi sarà un argomento molto interessante, perché in effetti poi spesso, come parlo anche del mio caso, perché amo sempre parlare di me stesso per fare degli esempi, e tante patologie, tanti problemi che poi noi troviamo nella tarda età derivano da questa paura patologica proprio verso il dentista. Quanto dura circa il percorso terapeutico dalla scoperta fino alla guarigione? Allora, in media, ovviamente, come ho detto, è un percorso il nostro che è estremamente personalizzato. Posso dire che in media dura dalle 6 alle 10 sedute in media cadenza settimanale, quindi una terapia completa va dai 2 ai 3 mesi. Nel caso di patologie molto molto parodontiti molto molto importanti, molto avanzate, è un tempo anche abbastanza limitato. Assolutamente.
adesso parliamo della parte... Di solito dura un anno, due anni, quando uno va dal dentista molte volte no, tra una seduta e l'altra passano un sacco di tempo. Mi è capitato. La periodontite richiede delle sedute a cadenza settimanale, almeno il nostro percorso. Per quanto quello che dici te, una delle altre diciamo cose, siccome noi lavoriamo nel 90% dei casi con pazienti che vengono da fuori provincia, fuori regione, e anche pazienti che vengono dall'estero, cerchiamo di combinare al massimo le terapie, dei casi anche molto molto complessi, molto completi, non solo parodontali, con tecniche particolari si possono gestire anche in una o due sedute, quindi non c'è più bisogno di aspettare così tanto tempo se il paziente ha necessità di velocizzare le sue terapie. Abbiamo visto, abbiamo parlato adesso della paura del dentista, ma esiste un'altra paura congenita che aleggia su di noi, i costi di una cura completa di parodontite. Allora, ripeto che è ovviamente personalizzata la terapia, dipende certo. Dalla tipologia di parodontite. Allora, la prima fase, che è quella diagnostica, in media può costare, io vado generico, attenzione, non parlo solo della mia terapia, ma parlo in generale, una diagnosi completa accurata, che però è il miglior investimento, può andare dai 200-300 euro fino anche ai 700-800-900 euro a seconda degli indagini che si vanno ad eseguire, che però, ripeto, è l'investimento più importante, perché nessuno, penso di voi, si farebbe operare alla pancia senza aver fatto un TAC, un esame del sangue, un esame dall'anestesista. Quindi, e questi sono esami di diagnosi in medicina generale, quindi la diagnosi è l'investimento più importante. La terapia poi ha dei costi che sono, abbiamo detto, variabili. Una terapia nostra parodontale può costare, diciamo, dai 2000 euro fino nei casi estremamente complessi, cioè tutti i denti che ballano, che buttano pus, che arrivano da noi come ultima spiaggia e che tutti gli altri dentisti gli hanno detto che gli togliavano tutti i denti, possono costare anche 5-6-7 mila euro. Però l'unica cosa che posso dire, che è quello che mi dicono i nostri pazienti, noi abbiamo risolto più di 2000 casi ormai di parodontite complessa fra Bologna e Bari, e che la nostra terapia diventa economica in due sensi. Il primo è biologico, perché noi puntiamo a salvare i denti, e salvare i denti ha ovviamente un impatto biologico importante. Secondo è anche economico, perché se lo vediamo nel lungo termine, una patologia non curata porta alla perdita dei denti, la perdita dei denti poi porta alla loro sostituzione, che con un impianto o con dei ponti vengono comunque a costare cifre molto importanti. Un impianto può costare anche 2500 euro. Inoltre bisogna dire, colgo un attimo l'occasione per dire che spesso adesso i colleghi hanno questa soluzione a tutto, cioè gli impianti, cioè tolgono denti che si ballano e inseriscono impianti. Sicuramente gli impianti sono fondamentali, sono stati una grande innovazione, ma gli impianti messi in una bocca con parodontite possono ammalarsi di una infezione che è l'equivalente della parodontite per gli impianti, che si chiama perimplantite. E mi arrivano pazienti con impianti messi anche da pochissimo tempo che iniziano a dare dei problemi e spesso vanno rimossi. Quindi bisogna, prima di riabilitare una bocca con ponti o con impianti, è necessario prima di tutto curare le fondamenta. Quindi vediamo la bocca come una casa, prima saniamo le fondamenta, poi iniziamo a costruire sopra. Quindi, tornando ai costi, se la vediamo nel lungo termine, la nostra terapia diventa decisamente vantaggiosa sotto il punto di vista biologico, della non invasività e anche dal punto di vista economico. È stata una spiegazione estremamente chiarissima e precisa. Io ti lascerei gli ultimi momenti, sono già le 23, per fare pubblicità e dare punti di riferimento della Microdent. Allora, la Microdent si trova a Bologna e a Bari. Le informazioni, senza prendere troppo tempo, le trovate sul web. Il nostro sito su questa terapia è www.parodontitelaser.it,
oppure il nostro sito, diciamo, principale, che è www.simonestori.it, in cui trovate tutte le informazioni anche sulle altre attività che facciamo. Per qualunque informazione io sono totalmente a disposizione anche via mail, i contatti trovate anche sempre sul sito, e per qualunque cosa, se volete curare la parodontite con una tecnica di questo tipo, vi aspettiamo nella sede più vicina. Ok, caro. Volevo dire soltanto che ho messo sulla chat i due, devo rimettere i due indirizzi. Grazie. Molto bene, Rosario. Direi che è stata una trasmissione estremamente interessante ed esaustiva, come si suol dire, ma il dottor Story non è solo questo. E altre attività molto interessanti, sempre legate alla salute, di cui parleremo in una prossima trasmissione. Quindi lo aspetteremo quando sarà disponibile per parlare del panico da dentista, perché è molto importante approfondire, che è un po' la porta di apertura. Questo è interessante, panico da dentista, prendi me. Cure. E poi parleremo di spa, di nuovi sistemi di cura del corpo, perché oltre ad avere gli ambulatori odontoiatrici, dentistici e igienisti, ci sono altre attività molto interessanti che consentono di, dopo essere stato dal dentista, rilassarsi in maniera molto positiva. E poi speriamo anche di fare, come dicevamo prima, degli spot mirati a certi, non so, come ci si lava i denti, i colluttori, gli spazzolini, le tipologie di spazzolini, spazzolini manuali, spazzolini elettrici, tutto ciò che si muove intorno alla bocca, che è certamente molto importante. Io vi ringrazio, carissimi amici. Grazie a voi. Grazie a Simone, che esattamente ci ha illuminato almeno sotto questo aspetto. Ma molto, molto, molto bene, veramente è stato estremamente interessante. Ringrazio anche quelli che finalmente si sono fatti vivi tramite chat. Quando speriamo si vede. Scusami, Alfredo, prossime. Quando l'argomento è molto, molto interessante. Interessante. C'è qualcuno che vuole sapere. Speriamo che Rosario, che quest'altra volta avremo la possibilità di interagire col telefono, in modo da mettere in linea gli interessati direttamente con Simone, che sarebbe una cosa migliore. Sono le 23 minuti. Ringrazio ancora il dottor Story Simone, giovane ma con già molta esperienza di tecnologia. Quando finì il liceo scientifico qua a Bologna, si aprirono due strade per lui. Innanzitutto quella dell'odontoiatria, essendo anche sua madre dentista, e quella dell'informatica. Lui molto saggiamente le ha unite tutte e due. La tecnologia a servizio dei denti. Te Rosario per la chiusura. Bene, cari amici, allora volevo ricordare che questo podcast, questa trasmissione verrà messa su YouTube, verrà ripetuta sui nostri canali, quindi seguitela se vi siete persi qualche cosa. Soprattutto per chi ci ha seguito, il passaparola, essendo una trasmissione molto interessante e illuminante sotto molti aspetti, se passate parola a chi non l'ha seguita, in modo che la possono andare a vedersela su YouTube o tramite il podcast sulla web radio tranquillamente. Con questo è tutto, grazie Simone. Alfredo, mi hai dato tu la parola finale, e non faccio altro che dire, ragazzi miei, ci sentiamo martedì prossimo alla 31esima puntata. Un arrivederci a tutti quanti.